Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Siamo qui per presentare la seconda volta del Festival Internazionale del Cinema di Roma Viterbo. Abbiamo scorso anno, nell'ambito di una mia rassegna che si chiama Novembre, dedicando una serata al film di Rio Azzurri, l'inizio dello scorso Festival del Cinema di Roma, una serata che andò molto bene e per quale regista regionalmente ha ancora un ottimo ricordo. Quest'anno, vista la volontà appunto del Festival di Roma, che comunque è sempre presente in altre realtà, tra l'altro poi il direttore Marco Müller mi parlerà anche di alcune idee di circuitazione che è prevista per le opere del Festival del Cinema di Roma. Quest'anno abbiamo deciso appunto di rinnovare questa esperienza diretta una tradizione, quindi sabato prossimo al Cinema Gen, dalle 6 in poi avremo la possibilità di vedere alcune opere presentate alla recente edizione del Festival, di incontrare alcuni registi e poi di trovarci in questa sala storica che tra l'altro sembra destinata insomma ad avere una nuova via, perché insomma il progetto sembra abbastanza avviato, quindi la speranza è che nel breve termine, che non è stato sia questa stagione sia la prossima, possa tornare ad avere quella centralità che ho sempre avuto. Io non ho cose particolari da dire se non un ringraziamento appunto a Marco, che è venuto anche ovviamente sarà qui con noi, un lavoro ci darà molto per iniziare questa conferenza stampa, anche al comune di Viterbo che ha insomma, accettato di inserire nel programma degli eventi natalizi questa giornata, che a mio vedere è molto, sarà molto importante. E prima di lasciare la parola a Marco che ci racconterà un po' come questa serata, volevo lasciare la parola, non so chi posiziona prima l'assessore della cultura Giacomo. Allora, buongiorno a tutti, intanto faccio una precisazione, chiaramente abbiamo inserito nel cartellone degli eventi natalizi per diciamo, una questione temporale, certo, perché l'evento si caratterizzi per Natale. In realtà io credo che questo sia uno degli esempi più importanti di come invece il rapporto con Roma e con quello che accade nella città di Roma possa essere, non come spesso capita, diciamo, dove la grande città cannibalizza tutte le periferie e le piccole città di provincia, invece in questo caso è un rapporto molto importante dove invece si riesce appunto a estendere quello che è un momento importante come il Festival Internazionale del Cinema di Roma e portarlo anche appunto in altre città della Regione Lazio, e questo grazie anche all'Ordine della Meloria del Pusher di Feste che insomma era riuscito sia in questo caso che in altri casi, ricordiamo l'evento che abbiamo fatto con Roma Fiction Fest, insomma a portare alla nostra città eventi di grandissima qualità come questo e molto importanti, e per noi insomma come assessorato alla cultura diciamo così rappresentano uno degli esempi appunto di quelle che sono le iniziative che vorremmo andare sempre a sostenere con grande impegno. Appunto, io credo che questa sia una delle iniziative appunto diciamo così più importanti che in questa fine del 2013 abbiamo messo in campo dal punto di vista appunto dello spettacolo e del cinema. Mi piace sempre sottolineare e spero che questo sia il dialogo di un cambiamento anche dal punto di vista strutturale all'interno di questa città. Non so se Marco Müller sa che in queste città purtroppo sono attive il genio e il lux, il genio diciamo che è completa giornata e il lux un pochino come sale cinematografiche, purtroppo siamo nel tempo oltre a scontare il programma del teatro, sconta anche quello che sale cinematografiche. Io spero che iniziative importanti come queste, a cui si abbina anche una parte che fa poi diciamo parte didattica, perché c'è anche la parte del rapporto delle scuole che è fondamentale in questo tipo di manifestazione, quindi una sinergia tra lo spettacolo, la scuola e la parte didattica, spero che sia un dialogo, un inizio di cambiamento per cui anche a Viterbo potremmo avere finalmente il cinema funzionante e la possibilità in una città che ha proprio di provincia di semplicemente andare al cinema e goderci film, cosa che sembra un paradosso in questo momento. Iniziamo purtroppo al teatro, che Müller non lo sa, ma lo dico io, al museo film, in questo momento non sono accessibili. Quindi, veramente un applauso a questa manifestazione, grande accoglienza da parte del comune, e speriamo che sia veramente di aiuto un cambiamento diciamo, anche in città di dove è appunto l'offerta delle sale cinematografiche.
territorio e alla città con questa iniziativa. Però il fatto che abbiamo potuto mostrare il suo interesse per, la nostra, per il nostro territorio, poi ho saputo che è anche, diciamo, insomma, c'è anche qualche cosa nella nostra provincia, Barbera. Ecco, tutte queste cose mi autorizzano a pensare che il professor Muller, che è anche un grande promotore culturale, di iniziative culturali, possa pensare in qualche modo di ipotizzare una sua iniziativa di valenza naturalmente di alto livello come è abituato a fare, che possa trovare una sede nella nostra città o nella nostra provincia. Ecco, di questo, anche se nessuno me l'ha chiesto, la posso assicurare che Viterbo, la sua amministrazione, il sindaco, tutti quanti noi saremo estremamente contenti e lieti e cercheremo di fare il possibile per poter dare questa iniziativa a rendere possibile e più piccola. Adesso non voglio che si senta impegnata a dire di sì, è veramente solamente una speranza e un desiderio che poi penso che con il tempo possa fare la realizzazione. Comunque grazie tanto per quello che ha già fatto e grazie se è possibile per quello che farà. Grazie. E grazie al vecchio e caro amico Paolo Manucci, ma io volevo rassicurare l'assessore, purtroppo sono completamente consapevole della situazione delle sale cinematografiche di Viterbo e di Viterbese e aspetto con impazienza che l'Unione riapra. Ho scelto 30 anni fa con determinazione e passione di diventare cittadino della Tuscia e credo appunto nell'eccezionalità di questo territorio e credo proprio che sia un territorio adatto, ma anche per le piccole dimensioni di Viterbo, tre volte nei piccoli centri i progetti riescono meglio perché si è più concentrati in fondo a Roma, si ha l'impressione che tutto sia stato fatto, che tutti facciano tutto. E voi avete già dimostrato invece di avere portato a casa delle eccellenze. Per questo, parlando con l'assessore per la cultura di Garavera, immagino che tutti i colleghi di stampa e della rete sappiano che è in discussione, anzi dovrebbe presto, speriamo tutti che sia in discussione, la nuova legge regionale sul cinema, che istituirà una rifondata Film Commission. In attesa di questo è chiaro che diventa anche difficile parlare appunto di un circuito regionale che permetta di supplire ai vuoti, alle carenze, ai buchi della diffusione dell'informazione cinematografica. Ma ringraziando il cielo, nell'anno scorso abbiamo fatto un'esperienza abbastanza sorprendente perché in tutto il Lazio la regione ci aveva chiesto di appoggiarci all'ANEC, l'associazione degli esercenti, quindi praticamente in tutte le città capoluogo erano finite le buchi sane, con a questo punto ovviamente un impatto, come dire, piuttosto limitato, proprio perché naturalmente finire proiettati, anche se erano i film più importanti e magari impegnati del casino, ma finire proiettati in uno schermo tra i più piccoli di quella puntisala, quando in parallelo, giustamente tutti vogliono andare a vedere l'equivalente di Hunger Games, abbiamo notato che questa Hunger Games era una delle anteprime del casino, ma la cosa importante è stata l'anno scorso che improvvisamente abbiamo fatto vedere agli amministratori regionali che quando invece si fa affidamento a chi da tanto tempo fa cultura cinematografica, perché i dottori di cultura
primo obiettivo, primo bersaglio di qualunque iniziativa, cioè di strani più giovani, di spettatori, di studenti, dei licei e dell'università. E quindi l'anno scorso noi abbiamo subito fatto affidamento su quello specifico particolarissimo che poteva regalare ad una presenza dei film del Festival di Roma a Viterbo, grazie a Luciani Fest, perché Luciani Fest è comunque una realtà che non esiste soltanto in quelle due settimane d'estate, esiste tutto l'anno, perché è stato motore di iniziative da tutto campo. Però per questo, quando parlavo appunto con l'assessore regionale, noi aspettiamo volentieri per una certificazione più diffusa, più capillare, l'anno prossimo aspettiamo che sia stata votata la legge regionale, però permetteteci di fare qualcosa a Viterbo, perché siamo sicuri che a Viterbo le cose riescono. Riescono appunto grazie al dialogo che Luciani Fest ha da sempre cercato e mantenuto con gli amministratori locali e con il comune in primo luogo, perché a questo punto per noi è molto importante rivendicare un luogo come il cinema genio, come la piattaforma particolare per l'incontro e la verifica della forza dei film che presentiamo, con tutti quegli strati di pubblico che al genio si ritrova. L'anno scorso, lo citava prima Mauro, Claudio Giovannesi, pluripremiato al nostro festival a Villa degli Occhi Azzurri, un film che ha avuto riconoscimenti in giro per il mondo, se ricordate, praticamente la prima proiezione dopo quella al cinema Genio di Viterbo è stata quella del Tribeca Film Festival di New York, al Festival di De Niro. Bene, Claudio Giovannesi ancora adesso, se mi andate a chiedere qual è stata la proiezione più emozionante di tutto il tour di Ariete degli Occhi Azzurri, vi dirà la proiezione al Genio, perché ha sentito l'abbraccio appunto di questi pubblici diversi. C'era il pubblico universitario, perché c'erano naturalmente, poi Paolo giustamente dice le cose a livello, vanno fatte intanto di sabato al genio, perché così riusciamo ad acchiappare davvero questo mix di referenti, di persone alle quali bisogna dare una ragione per uscire di casa anche se piove, per avere la voglia di ritrovarsi una sala buia a condividere un'emozione con altre centinaia di persone, e devo dire che Claudio si ricorda ancora l'incontro con il pubblico, perché è rimasto solamente sbalordito, ci saranno state forse quasi 600 persone in sala e loro sono andati via al massimo un centinaio di spettatori, cioè un incontro con 500 persone che la sera tardi erano con ostinazione interessati a capire qualcosa di più di un film, e c'era veramente voglia di ritornare qui. Quindi io sono veramente molto grato a Lucio Festa, all'assessorato della cultura del comune, per averci dato questa possibilità di provare ancora una volta a dimostrare che qui pulsa un cuore che corrisponde davvero alla vera diffusione a tutto campo della cultura cinematografica, così come si dovrebbe fare in tutte le altre. Del resto, Maura accennava prima ad una ulteriore certificazione che sarà possibile in gennaio, e appunto grazie ai rapporti e di Mauro e di Tuscia Filfest e ai miei, che sono alcune delle realtà che ci sono vicine, e noi abbiamo subito pensato a una presentazione in due tempi. Tutto non potrà cominciare a Viterbo, sabato 14 dicembre, e poi in gennaio ci sarà piacere poter ritornare a Viterbo e allargare anche la circolazione innanzitutto a Tolfa e a Civitavecchia, e poi io devo dire, molti di voi probabilmente non si ricordano che un grande successo è passato al Festival di Roma, il concorso Cinemaxi, un film che è stato girato interamente a Vegliano, provincia di Viterbo, insomma, sapete dove è Vegliano, e il film si chiama Perla Nera,
film assolutamente come dire, global, perché, perché racconta una, è un film tutto costruito su, vi parlo per un istante di questo film così particolare, perché è costruito su una leggenda metropolitana, cioè a un certo punto era stata rivistata come, come successe 20 anni fa in provincia di Roma una pantera di posti di legna, no? Quello che ho detto, cioè, questo, i quotidiani a stampa e rete ne avevano parlato più volte, un paio d'anni fa. E due cineasti, uno italo-argentino e l'altro italo-statunitense, sono venuti a girare un film su, sulla, su come funziona la, 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 la cultura di direzione orale contemporanea. Proprio perché il festival è appena finito, sono ritornati rispettivamente uno a Buenos Aires e l'altro a Berlino, non era il momento di riproporre il film, ma sarà uno dei libri che poi ci farà piacere invece portare nella Tuscia in gennaio. Si trattava invece del 14 dicembre di presentarvi due di film che hanno veramente fatto sensazione al festival. Il primo è un documentario di Mauro con il Tedder, ci ha detto proviamo a vedere anche cosa succede programmando un documentario prima del lungometraggio con una buona dose di linguismo, quindi una bella certezza che poi gli spettatori verranno. Proviamo a vedere se verranno anche a vedere Fuori strada di Elisa Bruno, ha vinto uno dei premi del concorso Prospettive Italia ed è uno straordinario documentario, come dire, una storia d'amore che unisce una famiglia non convenzionale in un paese che rischierebbe di diventare troppo convenzionale. Sulla strada sterrata della trasformazione di un garagista che ha deciso di diventare donna, il garagista romano di San Giovanni incontra Marianna, una donna della quale si innamora, e crea una coppia, una famiglia particolarissima. Quindi in qualche modo ci confrontiamo anche su come sta cambiando il costume, il modo di stare insieme nella nostra realtà anziana. L'altro film è in assoluto uno dei film che hanno fatto sensazione a casa di un direttore di medicina e l'opera prima di Antonio Morabito, un film interpretato da Maria Santa Maria, Isabella Ferrari, Roberto Francesco e anche dal notissimo giornalista televisivo Marco Travaglio. È un film su un informatore medico totalmente privo di scrupoli e racconta a questo punto gli imperativi etici che ancora dovrebbero regolare il funzionamento di una carriera. In qualche modo ci piaceva portare a vedere un film che racconta le contraddizioni della società italiana che ormai sta facendo i conti con un periodo al quale ha deciso di voltare le spalle. E questa è stata appunto la prima di una serie di eventi che poi da gennaio in poi dovrebbero scandire il calendario dell'anno. La cosa più bella però è il rapporto che Tuscia Film Fest, Mauro e la sua squadra hanno creato con le scuole, perché quest'anno il calendario degli eventi natalizi di Belvedere era così fitto che non c'era il modo giusto per trovare un incontro con gli studenti dei licei. Noi abbiamo chiesto a uno straordinario regista, Mirko Locatelli, e al suo straordinario attore Filippo Dini per rendersi disponibili anche loro in gennaio per venire a incontrare gli studenti dei licei belvedesi, e questo lo garantiamo succederà anche se non sarà passata ancora la legge regionale sul cinema
confidiamo che le cose siano possibili in questa piccola grande città che è Rieti. Ringrazio Marco, Marco appunto diceva di questa del film Occhi Strani. Oltre a questo abbiamo lavorato, stiamo definendo un accordo che rientrerà sempre nel nostro progetto scuole, che è quello di portare anche le scuole rierbesi a partire da quest'anno i migliori documentari della sezione prospettive Italia Doc del Festival di Roma, insomma, dove perché per esempio uno di questi documentari che si chiama Carlo Croce, film di Marco Antonio Pani, e credo la testimonianza più importante sulla crisi del mondo pastorale, cioè cosa vuol dire la pastorizia nell'Italia 2013, con tanto dei riferimenti, se vi ricordate il movimento dei pastori aveva avuto anche un contraccolpo laziale, perché quando erano scesi dai traghetti i pastori erano stati circondati dalla polizia e alcuni dei capi del movimento addirittura messi in stato di fermo. E a questo punto Marco Antonio Pani, che lavora da sempre sulla cultura contadina e sulla cultura dei contadini dei pastori in Sardegna, il film è prodotto da Lifre, da distribuito su Piero Regionale con Capito Santo, ci teneva particolarmente ad arrivare all'incontro con le scuole rierbesi assieme ai protagonisti del movimento dei pastori, quindi ci sarà anche questa. Sì, no, però dicevamo, quando erano dei titoli, insomma, qui tra l'altro, quando volete, che manca di coinvolgere la comunità sul territorio, era molto forte. Sì, anche perché poi alla fine, forse tutti dovremmo scherzare, visto che abbiamo un carabinese eccellente, dobbiamo anche ricordare che succedono tante cose nel nostro territorio. Per esempio, due settimane fa c'è stato un convegno di due giorni a Canepina dove c'erano tra l'altro molti degli operatori culturali che fanno andare avanti anche il cinema documentario sul mondo contadino e sul periodo della pastorizia. Quindi non è che stiamo cercando di suscitare delle provenze delle improvvise epifanie, insomma, molte di queste cose per fortuna esiste già un circuito ben radicato nella Tuscia che ha la possibilità di assorbirle a intervalli sempre più regolari. Sì, e quindi diciamo, ecco, questo è un po' il programma, sulla scarpa si sta lavorando, non posso ora avere delle conferme. Cioè, noi naturalmente abbiamo chiesto, non soltanto ad Antonio Morandi, il regista del venditore di Cine, quindi possiamo già garantire che Elisa Amoruso porterà a Viterbo per l'incontro con il pubblico i protagonisti del suo film Fuori Strada, e sto aspettando la conferma da Isabella Ferrari e Claudio Santamaria, stato invitato da Emanuele Lumi a essere protagonista del suo tanto partire un paio di giorni più tardi per Asiago, ma confidiamo in Cinesca. Insomma, la giornata insomma, si pronuncia molto interessante, dalle 4 in poi il cinema è già aperto un giorno, ma l'obiettivo poi è quello di tenerlo aperto per tutto l'anno, e tra l'altro insomma sembra insomma, che si stia un po' definendo il discorso dei lavori interni, della digitalizzazione, eccetera. Quindi uno dei progetti che secondo me dovrebbero portare avanti dovrebbe anche essere quello di far rivivere il genio non semplicemente come sala, ma come anche centro culturale della città, perché al di là delle carenze oggettive che ci sono adesso, insomma, si presta pure a queste cose. E detto questo, il programma è definito, vorremmo avere un po' tutto quello che c'è bisogno, ci faremo lì questi giorni insomma per sarà la presenza finale. Io a questo punto tocca a voi, ci sono delle domande in proposito. Io devo soltanto dire una cosa alla segretaria di Diacono, perché naturalmente il progetto l'avevo già
un laboratorio di cinema per Mariano Romano, con una, in collaborazione con l'Università della Tuscia. Quindi esistono, come dire, già le condizioni per, senza per forza ricalcare quello che è stato già fatto, però pensare a dei progetti che uniscano comune, regione, Unione Europea e che non soltanto, come dire, coincidono con le caratteristiche assolutamente straordinarie del nostro territorio, ma che in qualche modo permettano qui di creare quell'attenzione, quella concentrazione, e invece, appunto, come dicevamo prima, in una città come Roma, dove tutti alla fine sono distratti. Io quando ho creato il laboratorio di cinema a Milano, pensavo che ci fosse un elemento particolare per costringere anche soltanto i docenti, i conferenzieri che venivano ogni giorno comunque a prendere la macchina o il trenino, a venire a Barbarano, a chiamarsi fuori dalle loro abitudini, a condividere la nostra realtà per 24 o 48 ore. E tutti quanti hanno fatto tutti quanti l'esperienza dei giovani di Roma, sono tornati a casa, sono diventati tra i più straordinari testimoni del potenziale che la nostra Tuscia può regalare. Bene, ringrazio per la notizia. Io credo che ci sono effettivamente le condizioni per poter provare a rinnovare l'esperienza che abbiamo già fatto. Naturalmente noi siamo pronti a raccogliere le indicazioni che ci vogliono dare e a fare quello che dobbiamo fare come soggetto unico per attivare un processo di questo genere. Sono sicuro che avremo la collaborazione di Bonucci, anni sempre ci ha dato, io poi con Bonucci nella mia vita precedente